A noi interessano le precipitazioni a terra e andiamo a vedere quali sono le caratteristiche delle precipitazioni a terra. La lezione di Dio in qualche modo aveva un po' lo scopo di rappresentarvi il fenomeno in tutta la sua complessità, sia pure senza entrare nei dettagli matematici o dinamici che la cosa avrebbe richiesto, no? Adesso torniamo al nostro problema. Noi vogliamo le precipitazioni a terra. Cosa è importante per noi? L'importante è intanto la qualità ovvero lo stato fisico della precipitazione, cioè se è pioggia, se è grandine, se è neve. Questo ha delle implicazioni differenziate sul ciclo idrologico e come questo si esplica. È importante per noi l'altezza della precipitazione. Con l'altezza della precipitazione si intende la quantità di precipitazione caduta su un'unità di area in un certo intervallo di tempo. Se noi prendiamo una bottiglia come questa, la tagliamo qui, misuriamo l'area che intercetta, la mettiamo sotto una precipitazione, dopo un po' andiamo a misurare quanta pioggia è caduta. E noi misureremo l'altezza di precipitazione caduta e quindi per questo la chiamiamo altezza. In realtà è un volume di acqua caduta, o meglio ancora, una massa di acqua caduta. Però noi ci riferiamo in idrologia sempre come altezza di acqua caduta. Questo presuppone che io poi la mia bottiglia, che è la rappresentazione semplificata di quello che è un pluviometro, ce n'è uno in pare anche in entrata alla nostra facoltà, altrimenti ne vedete uno vicino al ponte di San Lorenzo giù a Trento. Dà per implicito la cosa che vi ho detto, che io vado a guardare ogni tanto, e quello ogni tanto è l'intervallo temporale rispetto al quale poi io misuro questa altezza, che a volte è implicito ma deve essere sempre esplicito. La durata della precipitazione. Se io penso al fenomeno precipitativo, un conto è se una pioggia mi cade per 6 mesi di fila, o durante, se una certa altezza di precipitazione mi è caduta in 6 mesi, un conto se una certa altezza di precipitazione mi è caduta in 2 minuti. Questo ha evidenti conseguenze sia evidenti impatti sulla nostra vita e quindi anche sulla vita dell'ingegnere che deve fare i conti con le precipitazioni. Durata di una precipitazione, peraltro, come vedremo, è un termine ambiguo, dopo lo vado a definire meglio. Diciamo, c'è una durata del fenomeno fisico. Allora, qual è la durata di una precipitazione? Se noi assumiamo che la fonte originaria dei processi di precipitativi siano dei moti convettivi, allora dobbiamo guardare quanto durano queste celle convettive e in quanto tempo queste si esauriscono. Se voi osservate una pioggia di una discreta intensità che non provenga da una nube stratiforme, quindi duri, sia lenta, vedete, cronometro alla mano e semplicemente osservazione fatta con i vostri occhi, che la intensità di precipitazione oscilla tra massimi e minimi, e l'intervallo di oscillazione naturalmente rappresenta la velocità con cui il fenomeno convettivo passa sopra la vostra testa e si esaurisce. Quant'è tra da noi? 10-20 minuti. Questo naturalmente non dice tutto del fenomeno complessivo, perché fenomeni convettivi in seguito uno all'altro ce ne possono essere tanti. Per esempio, prima abbiamo visto questa supercella che è la condensazione di fenomeni convettivi, ma altri fenomeni più estesi possono contemplare l'esistenza di numerosissime celle in seguito l'uno all'altro. Io racconto questa storia del 1995, in cui uscivo la domenica dalla chiesa di St. Thomas Aquinas a College Station, Texas, e pioveva a dirotto, come si dice. C'era con me il mio professore, nonché maestro, Ignacio Rodriguez Iturbe, il quale ci guardiamo uno all'altro e dico: Ignacio,
ma quanto dura sta precipitazione? Lui mi dice, ah, dice, c'è la convettiva 20 minuti. C'erano con noi le nostre mogli, tra l'altro. Insomma, quella cella convettiva è durata 20 minuti, poi ce ne sono state altre 200 di celle convettive. È stata la precipitazione più intensa avvenuta in Texas da, non so, da 5, per un totale di 501 mm di precipitazione, mezzo metro di acqua. Sicché ancora la moglie di Ignazio ogni tanto quando ci vede c'è una cella convettiva, perché si ricorda di questa cosa. Poi intervistavano le persone il giorno dopo, e in particolare io ricordo questa intervista di uno alla CNN in cui diceva, ma e allora come va questo qua, il tipico texano con il cappello sulla sedia d'oro, si trova attratto da un fiume, diceva, ah, va bene, tutto tranquillo, e il fiume, che cosa mi dice del fiume qui? Ah, ci vedeva lì il fiume che scorreva lì davanti al suo portico. Cioè, normalmente il fiume è un miglio e mezzo da qua, quindi dopo la precipitazione di 50 mm ci sono stati allagamenti in tutta la, a Houston e giù in valle. Quindi la durata di una precipitazione è legata, diciamo, fisicamente alle celle convettive, ma in senso generale poi dipende da che cosa intendiamo, perché in questo caso la precipitazione, l'evento complessivo che ha generato il totale di 501 mm di precipitazione era forse quello importante da tener conto per altre questioni. L'altezza accumulata in pratica è solo una definizione più precisa di quella che è l'altezza, cioè l'altezza accumulata, perché possiamo dire, consideriamo le piogge o raggio istantanee, per modo di dire, orarie, giornaliere, settimanali, mensili, e questo viene fatto in vari ambiti anche dell'analisi idrologica, perché ciascuna di queste quantità è funzionale a determinate questioni. Per esempio, le ragioni che sono legate alla esistenza di certi ecosistemi non sono legate alle piogge istantanee, che possono essere più o meno intense, ma alla certo ammontare di precipitazione durante un certo periodo, che è quello poi in cui avviene il bloom vegetativo. Ci interessa anche quanto è l'intervallo fra due precipitazioni. L'ho vista, che guardava l'orologio. L'intervallo fra due precipitazioni successive. Un conto è se una precipitazione cade, se cadono 10 eventi di precipitazione, 10 celle convettive, una in fila all'altra, un conto se ne cade una adesso e una fra 5 giorni, un'altra fra 10 giorni. Ogni quanto piove mediamente a Trento. Mediamente una volta ogni 3 giorni. Piove a Trento. Mediamente però, perché si può stare anche per 30, 40, fino a 60 giorni senza che piova, che cada una goccia di pioggia. Quindi conta anche la distribuzione temporale degli eventi. E cioè, tutto questo ha conseguenze rilevantissime sulla nostra vita. E naturalmente importa dove cade la precipitazione, perché la distribuzione spaziale, prima abbiamo mostrato che è estremamente differenziata, ma non a caso, perché se io ho il mio prato qui e il mio vicino ce l'ha lì e piove sempre sul prato del vicino, il mio diventa grigio e l'erba muore, e il suo invece diventa rigoglioso, anche troppo. E naturalmente, se è un'osservazione banalissima questa, però che viceversa è importante stabilire dove cade la precipitazione. Tra l'altro, in un ambiente compartimentato come quello vallivo del Trentino o dell'Italia in genere, che è coperta per due terzi da montagne e da colline, è importante, perché può piovere in una valle o può non piovere in un'altra valle.
con più frequenza anche in valli relativamente vicine. Questo è estremamente importante, per esempio, per la previsione di eventi estremi. A volte una pioggia estrema può causare dissesto idrogeologico, si dice, ma sarebbe detto idrologico, in una valle, quella vicina può non succedere niente. Quindi importa sapere con la precisione maggiore possibile dove. Importa poi la frequenza anche con cui certi eventi di una certa intensità si ripetono. In particolare siamo interessati a due tipi di eventi, quelli che si chiamano eventi estremi, precipitazioni che superano una certa intensità, più grandi di un certo valore, che cominciamo a chiamare da adesso precipitazioni estreme, e poi andremo a definire meglio il senso di che cosa significa precipitazioni estreme. Oppure quando viceversa non cadono precipitazioni o cadono troppo poche precipitazioni, e quindi abbiamo assenza di precipitazioni. Quindi la frequenza o il tempo di ritorno di certe altezze di precipitazione è molto importante per noi. Ma il tempo di ritorno, voi non sapete ancora che cos'è, lo definiamo per 5 minuti, 10 minuti. E infine conta anche la qualità delle precipitazioni, cioè il fatto che le precipitazioni, per esempio, portino con sé degli inquinanti, come dicevano, precipitazioni cadono dal cielo, saranno pulite, no? A volte che a volte piovono anche pesci, no? in alcuni casi, ma in particolare, per esempio, l'acidità delle precipitazioni è un fattore importante, perché questo poi ha a che fare con il benessere, per esempio, degli ecosistemi, in particolare degli ecosistemi forestali. Però noi non parleremo di questo tema qua. Appunto, sugli eventi in realtà vi ho già detto molto, ma vi voglio rappresentare questa figura qua, che prima o poi cambierò, ma che è una brutta figura fatta male, voi non fatela così, ma che rappresenta le precipitazioni giornaliere su un record di 80 anni a San Martino di Castrozza. San Martino di Castrozza circa 1500 mm di precipitazione all'anno in media. Allora, se guardiamo il grafico in alto, in cui che è tutto riportato tutto in maniera congestionata, sembra che a San Martino di Castrozza piova tutti i giorni. Quindi quando piove a San Martino di Castrozza, conferma. Sì. Dice, San Martino di Castrozza piove sempre. Beh, le ragioni sono di natura orografica e naturalmente tutte quelle che ho elencato prima. Quindi qua gli eventi giornalieri, perché ho raggruppato le precipitazioni in una giornata. E tra l'altro faccio un'operazione che è arbitraria, sono io che ho raggruppato le precipitazioni in una giornata, perché magari le precipitazioni sono durate mezz'ora. Gli eventi giornalieri a San Martino e Castrozza avvengono più o meno tutti i giorni, poi in realtà lì è solo una questione di rappresentazione, perché se invece di rappresentare 80 anni rappresento 8, come nella sola, nell'immagine di sotto, vedete che ci sono dei buchi. Dove ci sono dei buchi, allora dovrei dire, a San Martino di Castrozza ho un evento che dura 80 anni, piove sempre. Qui vai poi, vedo che ci sono dei buchi, quindi magari ho 2-3 eventi. Qui poi invece vado a vedere 250 giorni, 8 mesi, 9 mesi, e vedo che in realtà le precipitazioni non in tutti i giorni piove, ci sono dei momenti in cui non piove, quindi posso tentare di distinguere qua degli eventi, in particolare io li ho identificati 6. Però se io invece di raggruppare le precipitazioni giornaliere avessi raggruppato le precipitazioni su scala oraria, a parte che il grafico sarebbe diventato ancora più illeggibile di quel che è in alto, ma qui avrei osservato dei gap di assenza di precipitazione, dei buchi con assenza di precipitazioni, magari piove mezz'ora, non piove per 10 minuti e così via. Se io osservavo le precipitazioni risolvendo i minuti, avrei osservato che piove un minuto sì, un minuto no, 3 minuti sì, un minuto no. Quindi questa variabilità di istanti in cui piove e in cui non piove si possono
è molto grande. La durata di una precipitazione richiede ad un certo punto delle decisioni arbitrarie sul punto in cui si accumula la precipitazione medesima. Quindi d'ora in poi, da questo grafico in poi, no, magari poi mi contraddico in una delle slide successive, però in genere noi intenderemo, quando parlo di durata delle precipitazioni, intendo una durata che ho stabilito io e chiedo in quella precipitazione, in quella durata lì, in quel tempo lì, per esempio un'ora, quanta acqua è caduta dal cielo, quanta precipitazione c'è stata, indipendentemente da quali sono i fenomeni che hanno generato la precipitazione, la dinamica che ha tutta questa complessità che vi ho appena elencato. Appunto perché tutto è complicato, come questa è la sostanza apparente dell'immagine che vi avevo mostrato prima. Come si fa a gestire questa complessità? Beh, questa complessità si gestisce usando delle distribuzioni di probabilità. Quindi il record temporale di una precipitazione misurata in un punto generalmente è molto complesso. Non è una curva continua. Le curve qua sono tutto perché è una curva continua, sono degli aghi che si sollevano a distanti temporali separati. E allora invece di guardare il record temporale io comincio a guardare per esempio qual è la distribuzione delle intensità di precipitazione, oppure la distribuzione in questo caso, per esempio con la curva di Poisson, potrei andare a cercare di descrivere degli eventi discreti, perché la curva di Poisson è una curva discreta. Per esempio qual è la distribuzione di eventi di precipitazione? Prima vi ho fatto questa domanda, ogni quanto piove a Trento? Beh, potrei dire in media piove ogni 3 giorni, ma in generale posso dare la distribuzione degli intervalli tra una precipitazione e l'altra, dove qua con intervalli dobbiamo capirci che cosa intendiamo a priori, come ho fatto il mio campione. Però posso usare la curva di Poisson. La curva di Poisson è un gruppo in cui ho un numero, sarebbe la legge degli eventi rari in realtà, perché la legge degli eventi invece non rari è la curva gaussiana. E dice, quando io ho un insieme di eventi, con questo numero di eventi che tendono all'infinito, la singola probabilità di un evento che tende a zero, ma in modo tale che il prodotto di numero di eventi per probabilità degli eventi che poi rimane costante, allora la distribuzione di questi eventi tende ad essere una curva di Poisson, e in particolare la X rappresenta la probabilità di un evento di altezza X, assunto che la media che mi aspetto, i famosi 3 giorni di prima, è V, che è uguale a N per P, del resto che sia la media si deduce dall'assunzione di prima. E la curva di Poisson è V alla X per X fattoriale per E alla meno V. La curva di Poisson ha anche la bella proprietà che la varianza, di cui vi ho parlato la settimana scorsa, è sempre uguale a V. È una curva monoparametrica. Visto che dovremo poi affrontare la descrizione e l'uso di alcune distribuzioni di probabilità, cominciamo ad affrontare questo tipo di cose. Questa è la X assume solo valori discreti. Ma V no. Questa si dice che è una distribuzione di probabilità a valori discreti, però in realtà non è una distribuzione, ma è una famiglia di distribuzioni, perché dipende dal parametro mu. Questo parametro mu poi è interpretabile come la media degli eventi o la varianza degli eventi, che in questo caso coincidono, ma solo in questo caso
Quindi in generale quando noi abbiamo a che fare con delle curve di distribuzione di probabilità di qualcosa, che siano esse discrete o che siano esse continue, quello che andiamo a guardare è che cosa? Com'è la media di questa curva? Qual è per esempio la varianza? Quindi quali sono quelli che si chiamano i momenti della distribuzione? E poi andiamo a guardare la forma funzionale della funzione di distribuzione. Generalmente le forme funzionali uno se le può inventare come vuole, perché l'integrale di queste funzioni, o la somma in questo caso, su tutti i casi possibili, sia uguale a 1, se le può inventare come vuole, però quelle che dominano sono quelle che hanno una qualche giustificazione di natura teorica. Per esempio la curva gaussiana e la curva di Poisson hanno delle giustificazioni teoriche. E non vi dico quali, perché così voi ripensate, insomma, quali saranno queste giustificazioni teoriche, andate a rivedervi nei vostri studi di minimi, seppure minimi, di teoria di probabilità di statistica, quali sono. E se invece non ve lo ricordate, tornate indietro e ve lo chiedete a me, io ve lo racconto. Ma ci deve essere un altro volitivo da parte vostra. Un calcolo esemplificativo, per esempio abbiamo detto che x è un intero, qual è la probabilità che x sia minore o uguale di 2 avendo il fenomeno di Poisson media 1? Allora noi dobbiamo sommare su tutti i casi compresi tra 0 e 2 della curva di Poisson che l'avevamo scritta prima, che è f di j, di j con j che vale, sì, naturalmente qui ho scritto j, qui ho scritto i, questo è sempre la stessa, invece deve essere j da tutte e due le parti, di media 1, e questo è il calcolo, quindi è 3 e alla meno 1, tanto per capire come si usano poi queste cose qua. Il difficile della storia, come vi ho già detto, non è tanto fare questi calcoli qua, e poi magari in alcuni casi il calcolo analitico ha effettivamente la sua complessità, però non è quello il problema è per capire che il nostro fenomeno si distribuisce secondo la curva di Poisson piuttosto che un'altra. Un altro modo per cui vediamo le precipitazioni, in questo modo vado anche a giustificare quello che ho fatto nella lezione scorsa sulla probabilità, è la distribuzione delle precipitazioni. In questo caso le precipitazioni sono aggregate su scala mensile e questa è riportata per diversi posti al mondo, e in qualche modo questi grafici delle precipitazioni mensili vanno a definire quello che viene ritenuto essere il clima, per esempio, di una certa città. Se vogliamo, qui vediamo se c'è una città che somiglia a Trento. Vagamente Oklahoma City potrebbe somigliare a Trento, perché a Trento i minimi di precipitazione si hanno in dicembre e in gennaio e poi c'è una precipitazione più o meno costante. Come vedete a Boston tutti i mesi piove più o meno sempre, distribuzione uniforme. Qua ci sono altri tipi di distribuzione, in genere questi sono degli istogrammi non normalizzati, perché sulle ordinate portano i millimetri di precipitazioni. Beh, dice, se le proge le avessi aggregate invece che sui mesi, sulle settimane, sulle ore, sui giorni, cosa sarebbe avvenuto? Che distribuzione avrei ottenuto? Queste sono le distribuzioni delle piogge mensili in vari posti. Un altro modo di rappresentazione è questo che vedete qua. Questa è una carta logaritmica. Quando non si avevano i computer, disegnare le distribuzioni non era proprio facile. Quindi si preparavano delle carte già con gli assi opportunamente spaziati, in modo tale che, per esempio, in questo caso, una curva gaussiana è rappresentata da punti che stanno su una retta. Quindi qui vedete, per esempio, che le precipitazioni annuali di una pioggia raccolta non so dove, non mi ricordo, non conosco la fonte, quindi prima o poi metterò anche dove. La fonte è un articolo di... lo so, ma non è proprio che viene. Vedete che qui i dati stanno sulla retta.
Le piogge annuali, l'altezza delle precipitazioni annuali si distribuisce in quel luogo lì con una gaussiana. Cavolo! Andrebbe detto tutto di contrario in realtà. Guardiamo le precipitazioni, i puntini sono le precipitazioni giornaliere, poi le precipitazioni settimanali e le precipitazioni mensili. Vedete che man mano che diminuisce il fattore di aggregazione delle precipitazioni, la curva si allontana da una curva gaussiana, da una distribuzione gaussiana, perché ha delle code, perché ha dei... E questa è l'applicazione di quello che si chiama teorema del limite centrale, applicata alle precipitazioni. Le piogge annuali sono la somma di tanti piccoli eventi. Ciascuno di questi piccoli eventi ha delle distribuzioni con una media definita, una varianza definita e delle code, diciamo, che decadono esponenzialmente. Allora si può dimostrare che la distribuzione della somma di questi eventi tende ad una distribuzione gaussiana. E questa è la dimostrazione idrologica di quello che si chiama teorema del limite centrale. Così vi ho già risposto perché la curva gaussiana è più importante delle altre. Questa è la distribuzione gaussiana e quindi ha un ruolo importante per noi per questo motivo. Questa è una curva gaussiana normale in cui la media è zero e la varianza in questo caso è variabile. Quella in mezzo è quella con la varianza 1, ma non lo so. No, quella più bassa è quella con la varianza 1, perché tra meno 1 e 1, tra meno sigma e più sigma, deviazione standard, comprende il 67% degli anni. Le durate degli eventi, allora anche le durate degli eventi li posso andare a cercare di rappresentare, lo so, perdonatemi, l'ho tirata in lungo e non abbiamo fatto la pausa, finiremo prima. Anche la distribuzione delle durate la possiamo studiare costruendo degli istogrammi e poi andando a costruire delle curve opportune. Allora vedete che sulla destra gli istogrammi riproducono una gaussiana più o meno. Allora dite, cavolo, la durata delle precipitazioni, bisognerebbe capire come abbiamo calcolato queste durate perché ve ne ho parlato prima, la durata delle precipitazioni si distribuisce allora secondo una gaussiana, non sarà proprio la gaussiana qui perché la gaussiana... Però una gaussiana, diciamo, in cui la probabilità di ottenere valori negativi è molto piccola, quindi una buona approssimazione comunque ai nostri dati. In realtà osservate come è fatto l'asse delle ascisse. L'asse delle ascisse qua non è lineare, ma è logaritmico. 0, 1, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Quindi significa che in realtà questa distribuzione non è la gaussiana, ma si chiama, quando... diciamo, dei dati con l'asse trasformato in asse logaritmico si distribuiscono come una curva gaussiana, si dice che la distribuzione è log normale. E la vera distribuzione è quella che invece vedete rappresentata a sinistra. A differenza della curva normale, la curva log normale cos'è? La prima cosa che vedete è che non è simmetrica, quindi media, moda e varianza, per esempio, non coincidono in questo caso. Inoltre la curva log normale è sempre definita per valore, sempre definita positiva. La curva log normale ha questa espressione che voi vedete qui ed avviene, e in alto vedete che cosa vedete rappresentato. In alto vedete rappresentata una curva normale che ha una media ed una varianza specifiche. La varianza è sigma quadro di y e la media è mu di y. Però questa variabile y
non è la nostra variabile originaria, ma questa variabile y è uguale al logaritmo della nostra variabile originaria, che nel nostro caso sono le altezze di precipitazione. Allora la nostra distribuzione non è esattamente quella, ma è una distribuzione trasformata. Come otteniamo questa distribuzione trasformata? Questa distribuzione trasformata la otteniamo sostituendo al posto di y logaritmo di x, ma non basta, perché la proprietà del primo assioma delle probabilità che vi ho enunciato la volta scorsa, cosa dice? Dice che non è tanto la densità di probabilità, cioè di cui ci dobbiamo curare, ma è la probabilità, quindi l'integrale di quella quantità lì. Allora noi sappiamo che l'integrale di p di y di y deve essere uguale ad 1. Se noi facciamo un cambiamento di variabili sotto il segno di integrale, dobbiamo fare anche usare lo jacobiano della trasformazione per mutare l'integrando, e quindi dobbiamo trasformare il dy in dy, in dy su dx per dx, cioè questo è la trasformazione jacobiana, un bel ricordo di analisi 1. E quindi la nostra distribuzione vera è p di x, dove a y ho sostituito p, rappresenta la forma funzionale gaussiana, i, al posto di y ho sostituito logaritmo di x, però ho anche 1 su x in dx, e questa è la distribuzione che noi otteniamo e che si chiama log normale. Al di là dell'applicazione sulle precipitazioni, in questo caso su altre quantità idrologiche, il modo in cui io passo da una trasformazione di probabilità ad un'altra è assolutamente universale, cioè devo sempre, quando faccio un cambiamento di variabili su una distribuzione di probabilità, la distribuzione trasformata passa attraverso la moltiplicazione per l'ordine jacobiano della trasformazione. Jacobiano, mi farebbe meno paura se si chiamasse Antonio o per Telemaco, non so, però, ma jacobiano è solo un nome, quella è la cosa che succede. Questa è la rappresentazione della curva log normali per diversi valori della deviazione standard, cioè meglio, questa della funzione di distribuzione e questa del suo integrale. Che cosa ci importa di una distribuzione? Prima della distribuzione di Poisson ci importava la media e la varianza, anche qui ci importano la media e la varianza. Ci interessa l'espressione formale, che è quella che avete visto prima, e poi ci interessa quali sono i valori dei parametri che si possono ottenere da una famiglia, cioè come si ottengono la media e la varianza in momenti successivi in funzione dei parametri che entrano nella funzione. In particolare la log normale, come la normale, ha due parametri, che sono la media e la varianza del fenomeno originario, come mu e sigma, e da questo si ritengono valori attesi, mediana, moda e media, e si possono tutti calcolare, e noi li troviamo tabulati. Anche l'intensità della precipitazione, oltre che la durata, ha un pressappoco la distribuzione log normale. Per andare verso la fase conclusiva, sì, di queste cose, con un sospiro di sollievo da parte vostra, allarghiamo il tema adesso. E cioè andiamo a stabilire che cos'è quello che i nostri giornalisti ormai hanno imparato a chiamare una bomba d'acqua, che non ha nessun senso dal nostro punto di vista, no? È un termine che a me praticamente piace ben poco. Intanto leggiamolo in una descrizione così generica, descrittiva. Quanta acqua può cadere sulla faccia della Terra? Quanta acqua ci aspettiamo che possa cadere? Questa tabella è un po' datata, forse in alcuni punti andrebbe ricostruita, ma rappresenta per diverse durate su cui è stata misurata la precipitazione, cioè ho fatto partire il mio cronometro misurata quanta precipitazione è caduta da quell'istante in poi.
Allora, queste sono le massime precipitazioni, come vedete, e poi vedete le durate e le altezze di precipitazione. Le durate sono crescenti, le altezze di precipitazioni sono ovviamente crescenti. Qui è chiamato depth, che è profondità, ma è la traduzione inglese di altezza di precipitazione. Allora, l'altezza di precipitazione in un minuto, massima mai misurata, si è misurata nel 1970, 38 mm in un minuto, 3 cm ogni minuto, non poco. La doccia forse, quando aprite la doccia al pieno vi dà quella quantità di acqua lì, ma forse neanche. E in giallo sono segnato, diciamo, delle durate cardine. Un'ora, la massima precipitazione di un'ora, 401 mm. Vi ho detto prima che a Trento in un anno cadono 1000 mm mediamente di precipitazione, quindi in un'ora lì, quel posto lì in Cina, sono caduti 400 mm di precipitazione. Questo ovviamente ha delle conseguenze devastanti sul territorio. 24 ore, 1800 mm alla Réunion, 1966, 1800 mm. Quello che, due volte quello che cade in un anno è caduto lì in un solo giorno. E ci sono fenomeni in giro per il mondo che hanno questa intensità. Una settimana, questo evidentemente è stata un particolare sequenza di eventi. Poi quelli che dominano le lunghe durate invece qui sono evidentemente delle piogge monsoniche misurate in India. E in un'India, mi pare che Cherrapunji sia una parte dell'India sopra il Bangladesh, proprio al confine con l'Himalaya. Piogge monsoniche, 28 metri di acqua in un anno, no, 26 metri di acqua in un anno. Una quantità inimmaginabile per noi. Quindi queste sono le massime precipitazioni, un'indicazione delle massime precipitazioni che sono state misurate sulla superficie della Terra. Queste sono, in qualche modo, se volessimo dare una definizione empirica, quelle che sono le cosiddette bombe d'acqua. Però, cioè, capite che le bombe d'acqua italiane sono niente rispetto a queste, perché si parla di 200-100 mm. 100 mm in un'ora o di 200 mm in un giorno, e già questi provocano nelle nostre città dei grandi disastri, ma non perché siamo particolarmente, come dire, impreparati o particolarmente, ma perché sono in intensità di precipitazione notevoli. Tuttavia questo non è il modo con cui noi andremo a definire le precipitazioni estreme. Noi le precipitazioni estreme le andremo a definire rigorosamente sulla base del tempo di ritorno. Il concetto è che aspettando un tempo infinito noi possiamo ottenere precipitazioni di altezza arbitraria o quasi, non è proprio vero. E però noi relativamente ai fenomeni dobbiamo dare, come dire, una risposta a quanta precipitazione mediamente ci attendiamo su un certo intervallo di tempo in condizioni estreme. E questo è uno degli argomenti della prossima parte di lezione.